Ognuno dei cibi che troviamo nei nostri piatti ha alle spalle una lunga storia e di solito un'origine lontana. Prendiamo ad esempio la carota. Riuscite a immaginare da dove viene? Gli antenati delle nostre carote provenivano dal lontano Afghanistan, dove erano coltivate già 5.000 anni fa, ma avevano un colore completamente diverso. Erano viola. La carota diventa arancione solo dopo il 1500, grazie al lavoro di selezione svolto da agricoltori del nord Europa, e ha avuto tanto successo che oggi ci dimentichiamo dell'incredibile varietà di colori che può avere questa radice. In effetti, tutti gli alimenti di cui facciamo uso discendono da specie selvatiche che generazioni di agricoltori hanno pazientemente migliorato, in modo da renderle sempre più nutrienti e saporite. Il riso, per esempio, oggi è un'importantissima coltura italiana, ma proviene dalle pendici himalayane. Il grano da cui ricaviamo la farina per il pane o per la pasta discende invece da una pianta coltivata per la prima volta in Mesopotamia, anche se oggi lo si trova in tutto il mondo. Le mele hanno la loro origine nel Caucaso. Il caffè fu probabilmente coltivato per la prima volta in Etiopia, anche se attualmente buona parte della produzione è nel Centro e Sud America. Come pure le piantagioni di banani, provenienti in origine dal sud-est asiatico. Anche la carne di cui ci nutriamo ha fatto, per così dire, molta strada. Capre e pecore sono state addomesticate per la prima volta nel vicino Oriente. I primi maiali domestici furono allevati e selezionati in Asia, mentre la gallina faraona proviene dall'Africa. Insomma, se dovessimo mangiare solo cibo originario della nostra penisola, rimarrebbe ben poco. Potremmo però gustare la barbabietola, che ha le sue origini nel Mediterraneo, o alcune varietà di fagioli. Ma le nostre coltivazioni continuano ad arricchirsi. Oggi nei campi italiani crescono kiwi della Nuova Zelanda e avocado dell'America Centrale. Nuovi cibi, nuovi aromi, nuove ricette si aggiungono a quelle del passato, permettendoci di far crescere ogni giorno quella che domani chiameremo la nostra cucina tradizionale.